Ciao a tutti, Cagnacci, visto che non ho concluso la cena con un dolcetto, cosa che in genere mi piace, visto che il bar è chiuso e non posso andare a comprare un gelato, visto che non ho nulla su cui spalmare la cioccolata a casa, ho deciso che tenterò una ricetta. Se mai dovesse fallire, sapete perché non mi vedrete più. Ciao a tutti, veramente lo sapete, però va bene, ciao. Proviamo questo intruglio. Prendiamo le albicocchine ben lavate e tagliate a pezzettini e le mettiamo sul calore, ok? Dopodiché, dopo che l'abbiamo messa sulla piastra, ci metto un po' di zucchero, così, bello proprio, un po' di zucchero simpatico, lo giriamo, devono diventare calde. Dopo che il glucosio della frutta e lo zucchero si sono uniti, vedete come si bolle, un pochino di cacao, giusto un goccino, giusto un goccino. Bene cani, dopo che le nostre simpatiche albicocche si sono bello che glassate di zucchero, sono calde, quindi sono appassite, sono bello zucchero, ci mettiamo sopra yogurt e frutti di bosco, bam. Bene, l'intruglio è pronto, quindi albicocche calde glassate allo zucchero e sopra yogurt e frutti di bosco. Passiamo cani, ora vi dico com'è. Fruttoso, zuccheroso. Se volessi fare il porco vero, se volessi, non lo farò, cioè avrei messo sopra la cioccolata pura. Ci va una bomba incredibile. Yogurt ovviamente, che i danni su questa splendida ricetta non potranno mai mettere. Ma è buona. Per fortuna non avevo il dolce stasera. Cazzo, laica, zitta. Laica, gli ho dato il barattolo della... lo yogurt. Sto sperando, c'è tutti i cani.